Ciao a tutti ragazzi, stasera di nuovo spettacolare. Allora, come potete vedere qui nel pannello del mio programma, anzi dei miei programmi 5 metri nell'8 giorni, questo è il programma 12 ambisecchi che ho qui, sto guardando. Allora, 35 e 2 ambo secco Firenze stasera, spettacolare, 35 e 2, eccolo qui. 35 e 2, poi è uscito Lombata 20, 82 a Napoli, il 4 a Torino, poi è uscito un altro lambo, ma poi vedremo più avanti. Allora, qui lambo secco 35 e 2 a Firenze, è uscito qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nella sesta posizione. Ricordo che i miei programmi ovviamente non sono solo questi qua, questi 5, e poi anche questi 5 sono anche sciolti. Sotto il video vi lascio il link. C'è ambo secco vincente, ad esempio, che è anche solo i primi 4 ambi. È uguale a questo, però sono i primi 4 ambi nello sviluppo. Quindi stasera uno che ha giocato in quell'altro non avrebbe vinto perché sono solo i primi 4, quindi sarebbe firmato qui. È uscita la sesta 35-2. Ambo secco al primo colpo, ragazzi. Cioè si elabora la precedente per poi verificare la futura. Allora, 35-2 ambo secco, ma andiamo avanti a Firenze. Allora, andiamo avanti. 35-2 anche qui su due quartine è uscito l'ambo qui. 35-2, qui solo il 2. Nelle altre quaterne, però, anche qui si è verificato che devo andare a controllare, sì, eccolo qui, un altro ambo però in quartina, anzi due uguali, 50 e 4, 50 e 4, Torino. Mentre qui 35 e 2, ambo qui, e ambo anche qui. Ci siamo? Ok. Poi nei terni, 35 e 2, due ambi in quattro terzine, 35 e 2 qui e 35 e 2 qui. Qui invece non ha dato su Torino, perché i calcoli sono simili, non uguali. Allora, e qui è dato su Monster Dog 35 e 2 su 6 numeri, ambo su 6 numeri, nello sviluppo del programma, 2 numeri su 6. Questo è quanto, ragazzi. Il 10 all'8 non l'ho più controllato, non ho più voglia. Sinceramente, non ho più voglia. No, mi sto veramente un po' rompendo di fare anche video sull'8. Sinceramente, vorrei cercare un altro format, però nel frattempo vi faccio vedere quello che succede. L'altra volta, che era il sabato, mi sembra scorso. Mi sembra. Comunque c'è stato un ambo, però non era secco, era tipo quello qua su Torino. Era tipo una cosa simile su quartina, mi sembra. E non ho fatto il video anche perché poi ero fuori, non ero a casa. E va bene, ragazzi, questo è quanto. Allora, ricordo che non è Photoshop per imbecilli che poi cliccano sul dislike, tanto non mi interessa. Cioè, voglio ricordare che anche il dislike, il like, queste cose, il dislike anche è preso in considerazione da YouTube. Quindi tu che stai guardando vuoi fare il dispettino da imbecille, sei solo un coglione, primo. Secondo, è una cosa che non serve, cioè non è che mi fai un dispetto a me, non me ne, anzi mi fai quasi anche un favore, non un favore, ma perché YouTube, ripeto, lo prende come, non un complimento, però lo prende come un video interessante, se qualcuno ha comunque like e dislike, ovviamente. Però è una stronzata, ragazzi, ma non fate queste cagate. Cioè, perché c'è qualcuno probabilmente che prende di mira le persone, o magari qualcuno anche che conosco, qualche idiota. Cioè, non serve a niente, ragazzi, sei solo un cretino. Quindi volevo dire questa cosa, poi ognuno fa quello che vuole. Va bene, e comunque ambo secco, poi per chi è invidioso dell'ambo secco, non lo so, poi no, può essere. E su Firenze, beato chi l'ha giocato, sono contento per voi. Io ho giocato a Palermo, però non ho giocato questa perché l'11 lo dava precedentemente, quindi non l'avevo giocata e avevo giocato questa fila qui. Comunque non è uscito niente.
e Superenalotto io non ho fatto niente nel programma, devo ancora controllarlo. 18 devo controllarlo, ma a volte non ne voglio nemmeno, quindi scusatemi, ma sono anni che faccio queste cose, quindi mi sono anche un po' staccato, vorrei trovare un altro format e un'altra cosa, però nel frattempo vediamo un attimo. E niente ragazzi, per chi pensa che sia Photoshop può pensare quello che vuole, ma se uno ragiona con quel cervello lì, sembra che abbia un cervello, non ancora scatola cranica, dovrebbe ragionare, pensare che io non è che mi metto 5 anni a fare video di contapalle, perché non sono come loro, quelli che pensano così. Quindi se io faccio dei video e dico ragazzi, oggi è uscito 35,2 a Firenze Lambo Secco, è uscito veramente Lambo Secco, chiaro, dai miei programmi ovviamente. Io non posso dare previsioni perché non so dove va a finire, quando c'è e quando si verifica, e i calcoli si devono verificare assieme. Con 35,2 sono l'insieme di due calcoli diversi, ovviamente, che si devono incontrare. È questo. Siccome che io l'ho studiato tanti anni fa e poi l'ho messo in pratica, è ovvio che non c'è sempre, se no non sarei qui. Devo spiegarlo a quelli più, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, miei cari iscritti, sono contento comunque anche per i nuovi iscritti, quelli che si iscrivono da poco, quelli che si sono iscritti da poco, anche quelli più vecchi, ovviamente, ringrazio tutti, mi fa piacere. E niente, ragazzi, questi sono i miei programmi, io vi lascio i link sotto di tutti i miei programmi, anche quelli che non sono qui. Ci sono più programmi oltre a questi qui, oltre a questi 5, però questo 5 metri dell'8 giorno è praticamente un 5 programmi in uno ed è l'unico che non ho costruito fisicamente io, cioè i calcoli sono i miei, ma l'ha costruito una persona che ancora adesso comunque ringrazio. Gli altri li ho costruiti tutti io, ovviamente, e sono cose mie, a parte quelli della ciclometria che sono cose vecchie e lì bisogna aspettare 18 estrazioni, è una cosa differente. E quelli li avevo nei quaderni, poi li ho trasferiti al computer da anni. Va bene, ragazzi, non so che dire più. Vabbè, ascoltate le mie musiche strumentali se volete, e i miei dipinti, soprattutto perché sono un pittore autodidatta. Forse a settembre, forse sarò al museo del Genoa con un mio quadro, perché sto col Genoa, ho fatto dei dipinti anche della mia squadra. Quindi sarò forse a settembre con un mio dipinto del Genoa di Gianluca Signorini, il calciatore scomparso nel 2000-2002, adesso non ricordo. E quindi mi fa veramente piacere, speriamo bene. Sono fiero e contento se riesco ad andare al museo. E niente, va bene. Ci sentiamo al prossimo video. E mi raccomando, le mie pagine Facebook John Art Gallery Gianfranco Sini e il mio due di arte, di quadri, lì potete vedere tutti i miei dipinti anche su John Art Gallery, su Gianfranco Sini, John Art Gallery su Instagram, lì ci sono tutti, ci sono anche delle ultime cose di scultura che faccio, quindi niente, vi faccio un po' di pubblicità ovviamente che fa sempre comodo a me, ovviamente, perché devo fare un po' di pubblicità. Va bene, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Speriamo innanzitutto che vinco anch'io, perché l'altra volta ho vinto la Superenalotto, ma ho vinto le briciole. Ho vinto su 17 euro, ho preso 3-2, ho fatto 3-2 dal mio programma, quindi ho preso le briciole, però. E stasera invece non ho fatto niente, zero proprio. Ci sentiamo al prossimo video, vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando seguitemi, iscrivetevi, cliccate sul like se volete, fate quello che volete, e seguite le mie musiche strumentali a chi piace e soprattutto guardate i miei dipinti, ora non ho più dipinto da dicembre scorso, però appena potrò farò qualche altra cosa e vedo se riesco ad essere ad Arte Genova per febbraio prossimo, sperando che queste pandemie, queste stronzate qui finiscano veramente. Perché. Va bene, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sul like e vi auguro buona serata.
e buon proseguimento. Ci sentiamo al prossimo video. Speriamo bene con una vincita, soprattutto anche mia. Ci sentiamo, dai. Ciao a tutti, grazie a tutti, ciao.